Allora, abbiamo visto le pompe volumetriche e abbiamo visto come determinare le prestazioni. Abbiamo altresì visto che cosa? Nelle pompe volumetriche la portata dipende dal numero di giri, la pressione, la prevalenza dipende dalle caratteristiche della macchina e dall'energia che gli conferisce alla macchina il motore. Quindi abbiamo visto che sono praticamente quasi disaccoppiate le grandezze, tipo la prevalenza, che è l'elemento con cui si valuta la prestazione di una pompa, quindi l'H che riesce a generare, e abbiamo visto che invece la portata è legata al numero di giri. Quindi per aumentare la portata di una pompa necessariamente devo aumentare il numero di giri. Questo in linea di massima cosa vuol dire? Vuol dire che se io ho una pompa e devo elaborare una certa prevalenza, ho bisogno di comprare una pompa che abbia delle caratteristiche specifiche di prevalenza. Se però voglio avere una certa portata, posso ottenerla aumentando o diminuendo il numero di giri, senza per questo ridurre la pressione e la prevalenza. Chiaro? Quindi questo che vuol dire? Vuol dire che se varia il numero di giri, più o meno la prevalenza rimane costante, almeno le perdite di carico. Quindi la curva di prestazione, se volessi trovare una curva di prestazioni, va bene, in maniera molto approssimata, tra la prevalenza H in funzione del numero di giri, è una curva prevalentemente verticale, va bene? Perché questo? Perché effettivamente si disse anche l'altro giorno, variando il numero di giri, non vario la prevalenza, ma vario solamente la portata. Va bene? Quindi, se invece voglio trovare la portata in funzione del numero di giri, questo ovviamente diminuisce, diminuendo il numero di giri, va bene? In maniera molto più evidente. Ok? Questo è come ordine di grandezza. Questo per le macchine volumetriche. Andiamo a vedere ora invece le macchine dinamiche. Le macchine dinamiche sono quelle rosanti, sono tutte rosanti, perché rosanti sono anche le volumetriche, per dire la verità. Però le macchine dinamiche, noi siamo abituati a vedere, sono quelle come possono essere centrifughe assiali, che sono quelle che avete visto anche quando si facevano le turbine, perché sono macchine che comunque non è definito il volume di fluido, ma il volume di fluido evolve di continuo all'interno della macchina. Qui dice, vedete, vi spiega un po' il principio di funzionamento, ma questo avete già visto, si basa sul moto ad alta velocità di uno o più giranti palettati rotorie, va bene, che cattura il liquido, trasferisce energia e lo accelera. E questo è quello che il concetto abbiamo più volte detto. Chiaro? Nelle macchine operatrici si accelera il fluido per ottenere la prevalenza, l'aumento di pressione alla mandata, con la legge di Bernoulli, perché accelerando il fluido si aumenta la velocità che poi viene convertita in pressione. Nelle turbine avviene viceversa, si va a rallentare il fluido recuperando parte dell'energia cinetica e fluido acquisito per dare energia meccanica. Però qui invece si fa l'opposto. Qui con la girante si accelera il fluido, gli si conferisce energia cinetica e poi in uscita questa energia cinetica si converte in energia di pressione o in energia gravitazionale, a seconda della macchina sia un compressore o una pompa. Nella pompa solitamente si aumenta la prevalenza. Si può anche aumentare la pressione nel caso, per esempio, si utilizzi la pompa per irrigazione, per cui si voglia irrigare a grande distanza, sparare a grande distanza un fluido, si sfrutta l'energia di pressione per convertirla in gettata, in gittata, in distanza in cui l'acqua viene e poi si trasforma nell'ugello pressione. Bene, ovviamente canalizzato opportunamente in un orifizio opportuno, una sezione opportuna. Mentre solitamente le pompe vengono utilizzate per spingere un fluido da una parte più bassa alla parte più alta, conferendo un'energia gravitazionale. Ok? Questo, diciamo, il concetto vale per tutti. Le pompe centrifughe, appunto, mi dice lui. Qua dietro la prevalenza alta. Eh? La prevalenza alta e l'energia potenziale l'H nella forma Sì. sono gli stessi o Sì. cambiano? Ora, perché c'è l'H nella forma? Adesso ve l'ho fatto vedere l'altro giorno. No, è l'H uguale o ha una prevalenza rispetto Uno mi ha visto. La prevalenza è l'H. all'energia? Ah, ok. Sarebbe MCH,
Noi lo vediamo solo con EH perché tutti i termini dell'energia dell'equazione di Bernoulli li vediamo per mg, l'abbiamo visto questo. Se tu prendi le tre energie di Bernoulli, l'energia cinetica m v quadro mezzi, l'energia di pressione p per v, l'energia gravitazionale mgh, le dividi per mg e ottieni l'equazione di Bernoulli nella forma che noi abbiamo visto, cui l'H è l'energia per unità di mg. Chiaro? Per unità di Newton. È un'energia e ci vanno sale pompe tutto questo H. Chiaro? Non è visto. È la giallo fucchina. È Cosa? L'H? L'H è metri. l'energia. L'energia è un'altra cosa. Ti ho detto. No, non c'è un'energia. L'energia è giallo, non giallo fucchina. L'energia presa di massa è giallo fucchina. Allora, cominciamo a vedere queste pompe. Queste pompe hanno due configurazioni, e ormai diciamo le conosciamo, possono essere centrifughe o assiali. Nella pompa centrifuga, mi dici tu che cosa si sfrutta? Si sfrutta l'energia centripeta, l'accelerazione, la forza centrifuga, e quindi l'accelerazione che viene conferita centripeta o centrifuga a un fluido in fase di rotazione. Cioè, Sono se, come forma, sì, cambia lo scopo. Qui lo scopo è aspirare e produrre energia. Nel compressore si vedeva nella turbina, era questa cosa, si faceva per alimentare poi la turbina successiva. Mentre qui si prende direttamente il prodotto, lo cede al compressore e si utilizza ciò che il compressore mette a disposizione. Però il compressore centrifugo o la pompa centrifuga è la stessa cosa. La differenza è il tipo di fluido e qui è incomprimibile. Comunque, vi dice, le pompe centrifughe generano delle particelle di una forza centrifuga in diverso all'esterno, che quindi viene convertita in accelerazione centrifuga, ok? Perché ovviamente le particelle tendono a non ruotare ma andare verso l'esterno. Qualsiasi volta che mette rotazione, lui tende ad andare verso la traiettoria rettilinea. Quello che vuol dire? Vuol dire che nelle pompe centrifughe si può sfruttare l'energia dovuta alla rotazione, a differenza di quella assiale, dove l'energia di rotazione non la posso sfruttare perché è perpendicolare alla direzione assiale che poi genera movimento. Qui il concetto è lo stesso, nelle turbine di compressori, perché gli compressori sono centrifughi, cioè entra assiale e esce radiale. Nelle turbine fa l'opposto, entra radiale e lo fa diventare assiale, perché lì fa l'opposto, lì converte l'energia, ok? Perché anche qui nelle pompe, le pompe sono centripete. Chiaro? Per cui si sfrutta No, queste vengono viste in effetti sono macchine operatrici, non macchine generatrici, scusate. La macchina operatrice è centrifuga. Entra assiale e esce radiale. È la macchina motrice che è centripeta. Ok? Noi parliamo di pompe, le pompe sono macchine operatrici. Quindi sono centrifughe, entra assiale e esce radiale, va bene? Cioè la radiale assiale perché sfrutta l'energia centrifuga. No, quelle motrici. Sì, Quelle motrici sono centrifughe perché sfruttano l'energia radiale, va bene? E la convertono in energia di pressione. Mentre qui è l'opposto. Qui si produce energia cinetica e poi si converte in uscita energia di pressione, va bene? Qui, no, qui entra assiale e esce radiale. Poi una voluta converte l'energia cinetica in energia di pressione. La voluta è praticamente la parte esterna fissa, statorica, con delle pale opportune che prende l'aria, converte l'energia cinetica in energia di pressione. L'acqua, in questo caso, scusa, l'acqua non verte. Possono essere sia assiali con, o radiali. Però solitamente quelle radiali hanno il vantaggio di generare una maggiore prevalenza, come sappiamo, e una minore portata, perché il vincolo della radialità è appunto la sezione dei passaggi. Allora non avete deciso di Possono essere anche assiali. Ora qui abbiamo visto, infatti anche le pompe assiali. Ok, nell'assiali non si sfrutta, non si riesce a conferire il fluido l'energia cinetica direttamente con il moto rotatorio, ma gli va conferita con il profilo palare. È il profilo palare che devia progressivamente il filetto di fluido e gli conferisce l'energia cinetica. Ovviamente
Tutto questo avviene indipendentemente dalla posizione in cui esso si trova, chiaro? Perché comunque è comune a tutti, perché la deviazione fosse inclusa è indipendente dalla radialità. Mentre nella parte, diciamo, del compressore, se io voglio acquisire energia cinetica, devo aumentare la distanza dall'asse di rotazione, dove l'energia cinetica è massima, dovuta alla forza centripeta, perché è funzione di raggio al quadrato, va bene? Perché l'accelerazione centrifuga è V quadro fatto R. Quindi aumentando, cioè, aumentando, diciamo, la distanza omega quadro R, aumentando la distanza dall'asse di rotazione a parità di omega quadro, aumento la forza centrifuga e quindi anche l'accelerazione centripeta, va bene? O centrifuga. Ora mi viene di parlare centripeta perché di fatto il centrifugo è un modo apparente, però è l'accelerazione si genera in modo rotatorio. Cioè, se io prendo un corpo, può ruotare, lui schizza verso l'esterno, che va verso il vettore rettilineo. Il fatto sia centripeta è la forza che gli devo dare per farlo mantenere in rotazione su quella circonferenza. Cioè, lui sfugge dalla circonferenza in cui può ruotare, ma verso una traiettoria rettilinea. Ed è una forza che si genera in me stesso. Cioè, io lo vedo e lui tende a uscire, chiaro? Perché non ha la forza e lo tiene. Ed è proprio la tendenza a uscire. Quasi sta parlando. Sempre pompe. Ma siamo Centrifughe. L'assiale è un altro mondo. L'assiale, te con la rotazione, non accelera. si sta parlando di lasciare poi No, perché vi volevo dire, mentre, perché va fatto il confronto, no? Nell'assiale cosa fai? Te, in modo rotatorio, il fluido non lo spingi, lo giri, lui rimane lì. Ma il limite va verso la parte esterna, ma rimane fermo lì. Per spingerlo in avanti e creargli energia cinetica, ci vuole una pala che via via lo guida, lo spinge verso lo stadio successivo, cioè lo statore, che converte l'energia cinetica in energia di pressione attraverso il tubo Venturi. Chiaro? In cui allargando, rallenta la velocità e recupera pressione. Questo è il principio di funzionamento di una pompa assiale. Il moto rotatorio non conferisce energia. Il moto rotatorio, combinato con il profilo palare, piano piano devia la pala e l'accelera. No, basta più lento. l'opposto. Grande No, porcino, scusami. Siccome conferisce poi energia cinetica, posso però lavorare la prevalenza aumentando la sezione di passaggio. E quindi entra più roba. Aumenta la portata e diventa più potenza, sì, perché sono meno potenti. No, se voi mi fate domande, come le incastrate, tu. Poi potrebbe essere che sia un fuso io. L'importante è che voi avete il concetto, ma sembra anche banale, no? Guardate come è fatta una pompa centrifuga. Vedete le sezioni sono vincolate. Questa non posso crescere più di questa, se no non è più centrifuga. Ritorna o no? Questa sezione ha come limite questo punto qui. Come ci ho escluso da questa ci avvicina? Questo è un problema. Allarghiamo lo zoom, se non ci avvicina si spiega meglio, si lavora. Questa figura dovete capire mondo, bene. È un mondo, sì. È un mondo del cavolo, non capire nulla. E spariamo. Ho zoomato, spariamo. No, o me lo fa scorrere. Mi sembrava che fosse sparire, mi sembrava. Oggi sono un po' confuso. Sono confuso. Ora vedi bene. Allora, entra, esce. Qui c'è la voluta di Ramiro. D'accordo. Esce. Scusa? Questo come lo vedi da sopra? Questo poi è la parte che sfrutta l'energia che si produce. C'era un uscente dopo la parte dove esce il fluido e dopo e prima del fluido. No, scusami, questa, perdonami, risponda lui. Questa è la parte motore, fa girare. Qui c'è un giunto, per esempio. Questo. Qui. Dopo, alla Qui. Questa è la voluta, probabilmente,
questa è una cassa normalissima, dove tu c'hai questa, perché probabilmente qui c'è un discorso di coso. Non so, te lo so dire perché è così questo. Qui tu c'hai uccinetti, ovviamente c'è la parte neanche. La parte dell'albero è qui. Non te lo so dire perché è così. Però la parte pompa è questa qua. Tanto è vero, c'è la frangia qui, vedi. Questa è come una sorta di trasmissione riduttore, se ci fosse riduttore, va bene. Entra assiale ed esce radiale. L'albero fa girare un motore e sta di qua. Per cosa? Si è detto ora. Perché te il frutto, se lo metti in rotazione, non ferisce nel giacimento. Perché più che l'allontani, più che guadagni energia. Cosa? No, per dargli energia cinese. La prevalenza te la dà la parte statoria. La parte statoria arriva in fluido con velocità, con il tubo Venturi la rallenta e metti pressione. Aumentando pressione poi tu hai prevalenza. Chiaro? Se io spingo un fluido, questo fluido automaticamente vince una colonna e spinge in alto il peso. Ritorna. E attacca l'altro di qua? Di qua c'è il motore, tutta la trasmissione. Questa è la voluta d'aspirazione, questa è la voluta di scarico. Cioè, da un capo di qua. Da qua? No, e questa è la vista di là, no? Quindi no, tu davanti. Entra davanti e esce lì. Allora, entra da qua. Bravo. Entra davanti e esce qui. Questa la raccoglie, la dirige verso l'uscita. Come fa tutta la pompa? La pompa c'è la girante, questa qui che vedi davanti, la girante cosa fa? Gira e converte il fluido nella direzione verso di te. Qui tu hai il fluido che entra, devi, cioè qui dentro, vediamo questa foto, forse ti serve. Non è banale sta roba, eh? Sembra facile che uno si sta attento. No, questo è un modo, perché non c'è. Allora, qui entra così, esce così. Visto da qui, entra davanti, fuori il puntino, e esce così. Come può uscire? La bocchetta l'hai girata. Avete girato così la pompa? No, e ti dice. No, come si farebbe incanalare nel fondo di uscita, se si farebbe la parte questa. No, perché qui non la vedete come funziona. Qui è fatta una cloaca che poi la porta fuori. Uscire esce così, la pala è lì, tu vedi il verso di rotazione, come fa a girare in quell'altra maniera? La pala fa così. Poi questa, se io la vedi così, ma non è che c'è il tefonto qui dietro, cosa succede? Viene canalizzata e portata fuori. Perché qui in questa parte, quando esce, cosa fa? Si converte in pressione e poi esce fuori. Capisco? No, la palla gira così, il fluido esce in questa maniera, batte qui, recupera pressione e esce fuori. Lo vedi a te, il fluido che cosa fa? Esce qui, via via trova il canale più stretto, accelera, entra in canale e esce fuori. Scusami, ma lo vedi mai la forma della palla o no? Sì, ma dovrebbe essere fatto in giù. Ma non può. Perché ci crea l'aumento di pressione. Allora, cosa succede? Te qui, in questa sezione, tu hai che tu converti in moto e tu lo metti, cioè praticamente tu acceleri in moto, vedi qui va a stringere, arriva qui, aumenti di pressione, esce qui, via via trova il coso più stretto, accelera, arriva qui, che cosa fa? Trova il diffusore aperto, converte la velocità in pressione, qui tu la pressione maggiore è uscita e questa è la pressione mandata. Quindi in questa parte qui, tu hai la conversione di V in P. Qui tu hai e tu dirigi il fluido in questa direzione qua.
No, detto è qui, vedi qui qua a stringere. Perché cosa succede? L'acqua esce di qui, stringe, accelera, arriva qui e poi al... Capito? E questa cosa, perché te cosa fai? Te il frutto arriva e poi lo converti, capito? Sta tranquillo qui. Questo gira in senso, guardando avanti, gira in senso orario. Perché se gira in quella maniera la pala, vedi, se lo porta via, te lo aspira. Se ti tieni conto la pala girando, si deve portare il frutto avanti, non è che se lo deve tirare via. Capito? Lo deve anche fare un effetto di aspirazione. Chiaro? E come funziona anche la turbina di un'automobile? La turbina automobile, il turbopressore è fatto così. Questa è la parte, è stata la parte dell'aspirazione. Se... Sì. Poi vedi, guarda, lo vedi anche da qui, vedi. Vedi qui è più grande e qui è più stretto. Qui è più grande e qui è più stretto. L'uscita è qui, vedi. Ma non è che fa la sezione. Lo so, ma lui cosa fa il frutto? Esce qui, poi qui in questa parte stringe, cioè trova anche una sorta di accelerazione. L'importante è che poi viene incanalato. Te ora qui tu vedi a taglio, ma questo è fatto a sfera, capito? È fatto a palla. Come fatto? Cioè dentro? Cioè, c'è un canale, no, c'è come una parte sferica che raccatta il frutto e va verso l'aspirazione, capito? Perché poi nasce la sovrappressione, perché il frutto parte qui, aumenta la pressione, quindi riaccelera e lo porta verso l'esterno. Sì, ma tu c'hai infatti l'aria entra, subisce la botta, aumenta l'accelerazione, batte nella cloa e va verso l'uscita. Ma come fa a girare a prendere l'accelerazione? Scusa, batte nella parete e recupera pressione, no? Qui come esce? Trova una parete, via via lo stringe, accelera e lo porta qua giù. Torna. Qui come esce? La pala te lo dirige verso la parete lo curva e converte parte della velocità in pressione, te lo porta qui. La pala è questa qui in alto, questa qui. Lo vedi? C'è più pale, sì, è chiaro, che girando ogni palla raccatta il flusso di fluido, è continuativa, no? Da qui entra e da qui esce? Perpendicolare. Sì, ma vorrei che non si accompagnare. Quello che dovete capire è importante, questo. Vedete, vedete questo tubo di Venturi? Vedete questo tubo di Venturi? Questo lo sa, secondo me, forse più... Vedete questo tubo di Venturi rovesciato? Sì, perché devi recuperare la velocità massima. Questo è in questo pezzo. Non mi sono perché... Cioè, che lo sta facendo nella sua posta? Così? Questa su. La coscienza è ancora andata. Questo dovrebbe... Lo butti verso la cosa. Perché anche questo girava nel lato opposto di come sta dicendo. Può darsi, eh. Cioè il concetto è questo. In effetti funziona un'altra logica. Cioè... In effetti, e cosa succede? È questa pala che la guida. È questa qua. Che la spinge verso qua, se la spinge, la spinge verso così, quindi effettivamente gira così. No, è impossibile. No, no, ha ragione lui. No, no, ha ragione lui. Spinge la, no, no, funziona così, è la fatta della fosa, ha ragione lui. Sì, la spinge verso il basso, qui giustamente c'è già l'inizio di tubo Venturi, va a allargare. In effetti, se io guardo questo sviluppo, lo fo con il verde, in questa direzione
Il tubo Venturi allarga sempre di più, recupera pressione, velocità e pressione. Ha ragione lui. Praticamente butta l'acqua, è un po' a vedere la forma, fa capire che l'acqua la butti verso destra, invece no, la spinge verso, gli dà una sorta di ulteriore contributo cinetico verso la cassa e la mette in pressione. Ha ragione lui. Gira in questa direzione, gira in senso antorario, guardandola avanti, spinge l'acqua verso la parete e la incanala verso l'uscita. Comincia il tubo Venturi, perché qui vedete va allargato, torna bene così, ok? E converte velocità in pressione. La pala è il dorso della pala e spinge l'acqua, non è la parte di là, chiaro? È disassata rispetto alla rotazione. Cioè te rispetto, te fai, no? Se questo è il tondo della cassa, l'albero lo metti disassato, gli dà una certa eccentricità. Se te tu c'hai una cosa tonda, tu gli dai eccentricità, tu crei automaticamente la variazione di gioco, no? Se tu fai... No, questo è un tondo normale, vedi? Tu crei solo eccentricità tra l'asse della turbina, cioè l'asse del cerchio non è questo, è più basso. Ti torna? Tu crei eccentricità e tu crei questa differenza. E come funziona l'albero a camme? No? L'albero a camme è il centro rispetto al profilo, quindi quando gira spinge. In modo una parte va di prodotto e una parte di finale. No, l'eccentricità ti genera la differenza di gioco tra la pala e la cassa, che va a aumentare. Cioè questa eccentricità qui, alla te fonte, il verde è il centro della cassa, il rosso è il centro dell'albero. Questa eccentricità qui ti genera questa differenza di gioco a queste due superfici e fa sì che il fluido che scorre dentro trovi... No, perché più che altro il fluido che fa questo percorso via via avanza, cede l'energia cinetica e converte in energia di pressione. No, ci sarà più velocità. E funziona l'incontrario. Dove è stretto va più forte, perché l'equazione di elettricità deve essere rispettata per V. Dove è stretto accende, dove allarga rallenta. È l'incontrario. Sì, più veloce si più va, sarà che recupera pressione. Recupera velocità in pressione. No, recupera pressione della velocità. Sì, diciamo, recupera dalla velocità pressione. Ok? Grazie. Bene. In effetti non torna male, però abituato a vedere la pala, penso a pensare che lo guidi il fluido, invece mi lo spinge proprio. Come forse il logico sia, non l'avevo mai guardato a vicino. Ma è tipo, cioè, quando si sente delle combustioni. Quello è un altro effetto, lì è un effetto proprio sul fluido che entra. Lì tu, però qui, quell'effetto lì, quello è un effetto che te generavi per migliorare il miscelamento, la turbolenza. No, questo è un effetto diverso, questo è un effetto proprio, qui tu puoi proprio dare al fluido con il dorso della pala, lo spingi verso la cassa, cioè gli dai come una spinta e questa spinta la converti in pressione. Cioè la pala con la parte posteriore ti spinge il fluido verso la parete fissa e cosa fa lui? Battendo nella parete anche, quindi una parte di questa velocità si converte in pressione perché se un fluido lo batte su una parete perde energia cinetica e acquisisce energia di pressione. Parte anche di calore, ma anche energia di pressione, chiaro? E tutta l'accelerazione che ha preso prima? Cosa? È dal moto centripeto, perché quando entra dentro e esce fuori, per uscire schizza. Se tu pigli un corpo e lo giri, lui è andato verso l'esterno. L'effetto di Takada ci siamo portati. Mi fanno girare e ti butta verso l'esterno. E te tu acquisisci energia cinetica, no? No, la parte prima, cioè il tubo Venturi... Il tubo Venturi è una parte estatoria. Cioè te, quando poi tu hai aumentato la velocità, nel tubo Venturi tu la converti in pressione, perché tu allarghi equazione di continuità. A per V, tu aumenti A, diminuisci V. Più diminuisci V, equazione di Bernoulli, se osserva le energie, un'energia deve aumentare, energia e aumenta P. Non aumentando H perché ha la stessa altezza. Ma prima di due squadre più la pressione, cioè la velocità come fa? Se prendi un corpo, lo fai girare, lui schizza verso l'esterno, acquisisce energia centripeta. Accelerazione centripeta, chiamiamola così. Se tu pigli una particella d'aria. Non è che sbattendo le pareti con una pressione. No.
I passaggi sono questi. Allora, nella pompa si acquisisce velocità, energia cinetica. La pompa che cosa ti fa? Converte l'energia meccanica del motore che gira in energia cinetica del fluido. Cioè il fluido entrando dentro una pompa centrifuga aumenta la propria velocità. Per quale effetto? Per effetto delle pale, ma anche per l'effetto centripeto, omega 4 R. Chiaro? Quindi tu hai un'accelerazione centripeta che in questa in direzione radiale ti dà origine a una velocità, a centripeta per T. Ti torna? Quindi qui aumenta velocità. Quando esce la parte rotorica, entra nella parte statorica. Nella parte statorica cosa trova? Trova un effetto Venturi, che è questo, per cui te tu hai l'equazione Bernoulli che ti dice P V quadro H costante, vorrebbe dire qui e qui devono essere uguali. Cosa succede? L'equazione di continuità ti dice che tot massa entra qui, tot massa deve uscire qui. Chiaro? Qui dice A per V deve essere costante se il fluido è incomprimibile. Portata volumetrica. Quindi, se deve essere costante, se qui aumento A deve diminuire V. Ma se diminuisce V, deve aumentare P per mantenere costante questa somma. Quindi, se da qui a qui diminuisce V, da qui a qui aumenta P. In effetti qui c'ho la pressione di mandato. Sì, ma no, però c'è quella che girando e sbattendo le pareti recupera pressione. Allora, la pressione la recupera per questo effetto e per l'effetto delle pareti. Cioè, se io prendo una particella e la batto in una parete, l'energia cinetica è convertita in energia di pressione automaticamente. Okay, e calore. No, nella fase di uscita, cioè te tu hai una parte di fluido e batte e recupera pressione, una parte di fluido la trascina in avanti. Anche a dentro la girata, una parte la parte batte la parete recupera pressione, la parte che fa il canale la rigira. Tanto è vero, se te tu vai a vedere, tu avrai uno strato sottile che si attacca alle pareti ed è quella recupera velocità e pressione. Chiaro? Infatti l'obiettivo delle pale, tu vedi, è quello di canalizzare il più possibile la velocità di dargli già un moto prenotato, di invitarla. Cioè già la pala, se te lo fa vedere lui l'esempio è molto fatto bene. Se quella magari mi dà la pagina, mandi il link, mandami il link. Tu vedi, è lì fluido, già gli viene dato un moto rotatorio, quindi già viene invitato a girare sulla parete, non battici. Cioè tu riduci l'incidenza del filetto fluido sulla pala, cioè tu gli dai già una come l'effetto swill, cioè ti dai già una prenotazione. Ecco come funziona la pompa centrifuga. Vedete la pala? Entra assiale, già lo vedete il fluido verde come lo guida? Questa è la cassa, questo è il motore che spinge, che dà energia, questa è la voluta d'uscita. Questa vedete forma che ha, vedete il fluido, quando la pala lo spinge già verso l'uscita, vedete? Ok? Ma come si fa a dargli moto già più? Con la pala stessa, la parte dietro della pala, come vedete, spinge, no? Lo spinge verso questa direzione, cioè cosa succede? Il fluido rimane incastrato nella pala, viene spinto su comunque dall'effetto della pala. La pala gli dà sia la spinta sia la pressione per andare verso il tubo. Cioè il fluido qui si trova a aumentare la propria pressione, va a cercare la via di fuga, che è la parte sopra. Chiaro? Vabbè, ma questo è che non c'è, cioè, sì, però vedi cosa succede. Cioè, quando mi entra un cercare d'aria, non già. Allora, se tu vedi il fluido qui già ha una guida verso l'alto, perché la pala stessa, vediamo come è fatta, lo spinge verso su, chiaramente questo fluido qui viene fatto girare
e canalato verso questa direzione. Lui cosa fa? Aumenta pressione. Tipo prende con questo discreto del terreno. Cioè tipo mette davanti delle altre palle. Non so perché. Queste sono le palle centrifughe. E la parte assia. E poi altre palle nel senso opposto. È per quello che serve quello per dare le palle in canale in moto. No, no, sono le palle della palla centrifuga. Per aspirare. È perché sono tipo. Fanno nel senso opposto rispetto. Cioè, hanno un'elica sviluppata nel senso orario. Ah, perché ha l'aspirazione. Forse aspira. Capito? La parte? La parte prima, come fa già? Cioè, mi fa tagli in modo... Qui? Qui te la... Sì, ora quello aspira, però in generale. Però in generale, se no, se foto, tu gli dà un po' di battente alla pompa con un pinevo di sovrappressione alla banda. Cioè, te tu hai un'aspirazione, una certa pressione, tu converti in velocità che entra. O tu gli dà un battente, capito? Tant'è vero se la pinta aspirazione, questa si è vista ieri, la pressione aspirazione è fatta, la pressione atmosfera più il contenuto cinematico. C'è un minimo di contenuto cinematico per indirizzare tutto la pompa, non ci puoi capire. Tant'è vero che la pompa poi tu lavora, la pompa deve essere più il tubo pieno per lavorare. Se qui si forma una bolla d'aria, tu rischi che la pompa o pompi, capito? Tutte le pompe hanno il tubo pieno. Se lo inserisci di qua, rischi che ti sia un punto che ti dia... Come? Questo, perché sia l'unico punto in cui puoi indirizzare il fluido dentro. E te, questo lo analizza. Il fluido qui, cioè l'ingresso del fluido... Non lo puoi mettere ai volti perché... Cioè, te quando fai il fluido d'ingresso, lo devi aiutare con una pressione di aspirazione, se no tu aspiri.